amici, buongiorno. Oggi voglio farvi vedere come si taglia un petto di pollo. Allora, intanto il petto di pollo ha centralmente due filettini gentili, che si chiamano proprio filettini gentili, che vanno tolti via per evitare di romperli. Con questi qua si fanno le famose supreme di pollo. Sono due bei filettini, come vedete, molto 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 piccoli, e si vanno a togliere dal petto di pollo. Poi il petto di pollo contiene al suo interno due ossicini che sono fatti a Y. Adesso io ne ho tolto un pezzettino qua e un altro pezzettino qua. Adesso questo petto di pollo qui, combinazione, c'ha l'ossicino spaccato, però è a forma di Y e lo troviamo qui all'interno. Gli facciamo una piccola incisione e lo tiriamo via. Ecco qua, che questo qua poi se ci va in gola ci fa male. Poi qui nella parte a punta, la punta ha un po' la forma del cuore il petto di pollo, quindi nella parte a punta troviamo un pezzo di cartilagine che anch'esso va tolto, quindi andiamo a inciderlo pian piano col coltellino, con la punta di un coltello, e andiamo a toglierlo. Tagliamo a metà il petto di pollo e vado a pulire proprio tutta questa parte qua di cartilagine, quindi la tolgo via. È vero che il macellaio lo taglia il petto di pollo, però io vi voglio dare due trucchi, due segreti proprio per fare le fette belle, tutte uguali, senza la pelle. Adesso vi faccio vedere. Allora, siamo arrivati qui, abbiamo quindi due parti di petto di pollo. Vado a sgrassarlo leggermente, tolgo via queste parti di grasso che non ci servono, quindi lo vado a pulire, così. Perfetto. Quando vado a tagliarlo a fette, se lo taglio come me lo taglia il macellaio, adesso qua magari mi nemico i macellai, però in realtà il macellaio lo taglia come un macellaio, e quindi da macellaio è giusto tagliarlo così. Invece da cuoco bisogna tagliarlo in un altro modo. Adesso lo vediamo insieme. Vado solo a sgrassare questa parte qui e poi vi faccio vedere. Ecco qua, tolgo tutto il grasso. Perfetto, quando non c'è più pezzettini di grasso attaccato, allora vado a procedere con il taglio delle fette. Se io faccio il taglio delle fette in questo modo qua, così come fa il macellaio, per lungo, avrò una fetta bella, una fetta in mezzo, così, e poi però l'ultima fetta, questa qua, tutta pelle. E quindi un cuoco non taglia il petto di pollo in questo modo, ma lo taglia così. Non arrivo fino in fondo e vado a fare, ecco, una fettina in questo modo qua. Quindi lo apro un po' a libro, così, arrivo quasi fino in fondo e poi taglio giù deciso fino in fondo. Così vado a fare tutte le fette praticamente uguali e ne ricavo anche più fette, così. Quindi prendo il petto di pollo dalla parte più cicciona, non dalla parte più fine, quindi dalla parte più cicciona, e vado a fare una prima fetta così, la apro a libro con una piccola incisione e poi taglio la fetta. Quindi vado a aprire a libro e poi taglio la fetta. Vedete che in questo modo le fette risulteranno essere poi tutte uguali, ok? Quindi così, e poi taglio la fetta. Poi quando rimango con l'ultimo pezzettino qua, lo apro libro e viene fuori un'altra bella fettina. Qua possiamo fare delle scaloppine di pollo, possiamo fare delle milanesi, possiamo fare delle supreme. Questo qua è il filettino gentile, all'interno c'è sempre un filamento di grasso, un piccolo nervetto, non più che grasso, è un nervetto, che se volete potete toglierlo all'inizio, poi va a morire piano piano all'interno del filettino, quindi non si vede più e non si sente più. Quindi qui abbiamo le fettine di petto di pollo. Adesso con un batticarne andiamo a schiacciare queste fettine, andiamo a renderle sottili tutte allo stesso modo. Importante sapere che quando si batte il petto di pollo, il tagliere deve essere leggermente inumidito di acqua, perché il petto di pollo è una carne abbastanza asciutta, e quindi con il batticarne poi vado a rischiare di rompere la fettina. Invece se io ho il tagliere appena appena inumidito di acqua,
sono sicuro che la fettina mia va a scivolare. Vedete qua abbiamo delle bellissime scaloppine di pollo, tutte uguali, ok? Perfetto. Il macellaio ve lo fa, è il lavoro di tagliare la fette, però se sapete farvelo voi, imparate a farvelo voi, è sicuramente meglio, perché così vi tagliate le fettine tutte uguali e soprattutto non vi trovate con una fettina, praticamente due fettine assolutamente sprecate, perché hanno la pelle dietro, eh? Quindi il petto di pollo da oggi in avanti ce lo tagliamo noi, bene? Filettino gentile, schiacciamo poco perché giustamente il filettino gentile è una carne molto morbida e il pollo tutto è una carne molto morbida, quindi va battuto proprio appena appena, e poi col batticarne scivolare sempre verso l'esterno, quindi battere un colpetto al centro e scivolare sempre verso l'esterno. Cercate di fare delle belle fettine, cercate di schiacciarle che siano più o meno tutte uguali, poi è naturale che all'inizio potrebbe essere un lavoro difficile, ma in realtà scoprirete che non c'è nulla di difficile, ok? Quindi vado a ricapitolare, prendo un altro petto di pollo, lo sgrasso leggermente, così, tolgo via tutte queste parti grasse, poi prendo il filettino gentile, lo vado a scavare così con le dita e vedo che mi viene proprio fuori il filettino gentile, così, ce n'è uno da una parte del petto, che è qua, eccolo qua, così, filettino gentile, uno, e poi c'è un altro filettino gentile dall'altra parte. Lo vado a tagliare via, perfetto. Poi cerco l'osso fatto a Y, quindi vado a, lo sento che qua proprio nel collo, qua nella parte più spessa del petto di pollo. Quindi vado a tirare fuori quest'osso. Quasi sempre quest'osso è rotto, quindi bisogna andare a cercare proprio tutti i suoi pezzettini. Ma questo qui per esempio è bello intero. È rotto, ma l'ho tirato via tutto insieme. Perfetto, quindi sento che non ci sia più l'osso, poi lo taglio a metà, quindi in due parti, in centro, vado a togliere ancora il grasso qualora ci fosse, questo qua bello pulito, così, e poi vado a togliere la cartilagine, tolgo ancora questo grasso qua, vedo come lo trovo nel piatto, e poi vado a togliere la cartilagine. Perfetto, così. Qualche volta nel disossarlo il macellaio già toglie via la cartilagine, come in questo caso non c'è il pezzo di cartilagine, però vado comunque a pulirlo. Vado a sgrassarlo e il mio petto di pollo è bello che pronto per essere tagliato a fette. Quindi, anziché andarlo a tagliare a fettine per lungo, le taglio a fette ma per il verso corto, quindi prendo la parte più cicciona, più in carne, la apro libro, la prima fetta, e poi taglio giù deciso. Perfetto, così, devo vedere che sia proprio bella appiattita. Taglio a libro e poi vado giù deciso. E due fette. Taglio a libro, così, la apro, uccido. E poi vado giù deciso, quindi tre fette, e poi questa qua la vado, che è la parte finale, la vado solamente a tagliare a metà, così. Quindi prendo, diciamo che da ogni petto di pollo vado a fare 10 fette, perché faccio 4 fette più un filettino gentile con una parte e 4 fette con un filettino gentile dall'altra parte. Se per caso non avete il batticarne potete fare lo stesso con un fondo di un bicchiere. Adesso vi faccio vedere, prendo il fondo di un bicchiere che sia bello piatto, così, e posso battere lo stesso con un bicchiere. Fate attenzione solo, non battete troppo forte perché il bicchiere potrebbe spaccarsi e potreste tagliarvi. Ok? Così. Comunque potete comprare un batticarne, potete sempre comprare un batticarne, perché questa è una spesa che fate una volta nella vita. Il batticarne è di acciaio inossidabile, non va mai alla fine, è molto spesso e molto pesante, quindi batte bene la carne fatta apposta,
lo comprate una volta nella vita e ce l'avrete per sempre, perché il patticarne non è una cosa che arrugginisce e non è una cosa che va, che ha la scadenza, ok? Ok, quindi qui ho fatto due fette di pollo, ho 20 fettine di pollo, adesso farò un po' di milanesi e le metterò in campione e poi farò un po' di pacchettini, le posso surgelare e me le trovo già, scrivo sul pacchettino 6 fette, 10 fette, quello che è, così poi quando mi trovo a doverlo usare vado in congelatore e so che cosa ho esattamente preparato. Bene, per oggi è tutto, abbiamo visto due fette di pollo, come si fa il petto di pollo a fette, vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao da Maurizio Lupi e a presto con tutti.